Ancora oggi le aziende metalmeccaniche sono aziende che si stanno evolvendo e addirittura in questo momento in particolare sono aziende che stanno guardando molto al discorso della robotica, dell'automazione e quindi in questo momento c'è bisogno molto di figure nuove, con nuove competenze e competenze soprattutto nell'ambito dell'automazione, ma sempre nell'ambito della meccanica. Io ho iniziato a lavorare in questa azienda con un percorso formativo di apprendistato e quindi a mio avviso è un buon percorso, però oggi arrivare nel mondo del lavoro già con delle competenze e con delle basi date da istituti tecnici, a mio avviso, è molto importante. Diciamo che nelle aziende metalmeccaniche si lavora come in tutte le altre aziende, quindi le false credenze del fatto che in azienda ci sia un brutto ambiente, che sia caldo, che sia freddo, dalle aziende. Certamente diciamo che nelle aziende metalmeccaniche ci sono due tipologie di collaboratori che ho: i collaboratori dell'ufficio tecnico che stanno prevalentemente nell'ufficio e i collaboratori invece del reparto della produzione che stanno quasi sempre in produzione e vengono in ufficio ogni tanto. Diciamo che i ragazzi che stanno in officina, quindi nella produzione, non sono gli addetti alle caldaie giù nella stiva delle navi, cioè praticamente sono ambienti decorosi dove sono riscaldati, dove si sta bene, dove c'è il momento in cui si chiacchiera, c'è il momento in cui si dà due battute e si pensa alla produzione. Oggi non c'è più il discorso come mi ricordo io quando ho iniziato a lavorare, il fatto di avere il capo e chi, cioè chi comanda e chi esegue. Oggi, soprattutto nelle aziende medio-piccole, io rappresento un'attività di 13 persone, c'è più molto la collaborazione che il fatto di chi comanda e chi esegue. Cioè io quando vado in officina, il ragazzo, anche magari che è da poco, che è in azienda e sta facendo un percorso formativo, mi chiede come mai non facciamo una cosa, io ne tengo presente, molto probabilmente la prendiamo subito come esempio, perché spesso e volentieri le cose vengono soprattutto, le cose migliori vengono da visioni diverse dalla nostra. Io ho 40 anni che lavoro lì, ormai l'azienda per me è quella e quindi ben vengano giovani formati per migliorare, per aumentare la produttività e il benessere dell'azienda stessa. Bene, bene, benissimo. Allora, una domanda che mi è venuta in mente ascoltando appunto questi ultimi interventi è: quale differenza c'è tra un professionista tecnico d'ufficio, chiamiamolo così appunto, e un tecnico di produzione? Allora, diciamo che oggi le differenze tra un tecnico prevalentemente d'ufficio, quindi nelle officine di meccanica di produzione normalmente c'è il tecnico d'ufficio che fa la programmazione delle macchine e il tecnico giustamente. Il tecnico della produzione è comunque un tecnico. La visione dell'operaio, quello delle vecchie aziende, cioè una volta c'erano le aziende tipo le grosse aziende dove avevano chi dirigeva e gli operai in officina che contavano, erano dei numeri. Oggi questa cosa qui, diciamo, non dico è scomparsa, però è prevalentemente scomparsa perché le competenze che deve avere un tecnico di produzioni sono
non le stesse, ma equiparate le competenze che deve avere un tecnico d'ufficio. Spesso e volentieri nelle aziende di meccanica il tecnico della produzione insegna o dà delle disposizioni al tecnico d'ufficio, quindi a livello gerarchico non esiste più che l'ufficio dirige le parti di produzione, spesso e volentieri cade anche l'opposto. Ok, ottimo, perfetto. Un'altra domanda che mi è venuta in mente proprio sentendo questa, questo discorso di come si siano annullate le credenze su come poteva essere in passato lavorare in un'azienda, in una realtà nel settore metalmeccanico, mi chiedo se possa essere un ambiente aperto, quanto possa essere aperto anche la presenza femminile. Allora, qui diciamo da parte mia personale sfondo una porta aperta, perché ritengo che in parecchi ambiti la differenza non esista materialmente, però nell'ambiente meccanico io giro, tra l'altro faccio anche commerciale, quindi vado da miei clienti che sono ulteriori aziende meccaniche, le presenze femminili sono ancora con la vecchia abitudine, la ragazza in ufficio che svolge compiti di amministrativi o comunque di segreteria e in produzione il discorso femminile. Tempo fa andai in una realtà dove c'era una ragazza che lavorava proprio, faceva sia la parte tecnica d'ufficio, quindi la programmazione della macchina, ma anche l'utilizzo della macchina, e i risultati sono ottimi, quindi non esiste la differenza. Però per un mondo femminile sfondare il discorso di andare in produzione, secondo me ancora oggi è difficile, non è ancora comune, diciamo, ma non ci ancora sono molte indicazioni. Capito, però diciamo è in evoluzione, a passi complicati, difficili, però c'è un'evoluzione. Assolutamente, 20 anni fa vedere una ragazza in officina era quasi una mosca bianca, oggi si vede un po' di più perché diciamo il tecnico è cambiato la persona di riferimento nell'officina. Spesso la persona in officina è un tecnico di officina, non è più il saldatore, poi potrebbe fare il saldatore anche la ragazza benissimo, senza problemi. Le macchine, come abbiamo fatto noi, un percorso di affiancamento della manipolazione dei pezzi pesanti, quindi non c'è neanche più il problema che normalmente un uomo spesso e volentieri ha prestazioni fisiche forse maggiori della donna, quella è una cosa fisiologica che c'è. Quindi sì, la vedo in evoluzione, ma ancora con molta difficoltà. Allora, l'azienda a mio avviso, questo è personale, un po' in base a quello che ho visto. Allora, le aziende che lavorano come meccanica di produzione, cioè cosa intendo come meccanica produzione? Aziende che costruiscono componenti meccanici, ok? La stessa azienda può essere divisa, quindi parliamo di tecnici da officina, ok? E anche tecnici da ufficio, può essere diviso in due tipologie di lavoratori, collaboratori. Allora, in ufficio il classico è il tecnico progettista che ha un suo studio e quindi dà un servizio all'ufficio. Quindi io posso, soprattutto nell'ambito femminile, diventare tecnico progettista e dare il mio servizio agli uffici tecnici in momenti di troppa produzione, in momenti di mancanza magari di qualche tecnico. Uguale anche in officina. Però soprattutto in officina l'ho visto su un ambiente particolare, la saldatura. La saldatura, ci sono spesso saldatori nell'ordine freelance oppure nell'ordine di
lavoratori, non dico a cottimo, ma comunque con partita IVA, dove vanno un po' da una parte e un po' dall'altra. E quello sì, però le figure professionali, quelle di operatore della macchina, di macchina utensile, lì c'è un percorso formativo da parte dell'azienda che spesso e volentieri è lungo, che negli ultimi periodi si sta accorciando molto, perché le macchine diventano sempre più automatiche. Quindi anche la formazione del tecnico in officina è sempre minore. Dico purtroppo, perché una volta, io mi ricordo quando ho iniziato a lavorare, era bello poter portare il tuo all'interno della produzione con delle idee innovative. Oggi ormai i settori sono talmente settorializzati che diciamo ormai l'acqua calda è già stata inventata, cioè è già stata scoperta. Poi dico, io ho sempre avuto predisposizione nell'innovazione e nella sperimentazione, tant'è vero che al di fuori del mio ambito lavorativo della meccanica sono detentore di due brevetti, no? Registrati, quindi sicuramente io sono molto propenso a questo. Però diciamo che oggi abbiamo una nuova figura, un ragazzo che sta facendo l'apprendistato, soprattutto se qualcuno lo ascolta, che la prima volta dice ma perché non facciamo così? E tu gli dici dai, stai a fare. Se invece lo ascolti e in più gli fai vedere se la sua idea può essere valida o il perché non è valida, la seconda volta te la dice ancora. Il problema delle nuove figure in officina è che secondo me sono da prendere come un figlio. Io mio figlio a casa lo ascolto, perché se non lo ascolto fai fatica a avere un dialogo. E quindi in officina, spesso e volentieri nelle piccole aziende come la nostra, noi siamo 13, l'ascolto e la collaborazione diventa tutto un'unica cosa. Poi dopo nelle grosse aziende hanno dinamiche diverse. Ma i consigli più grossi, io vedo, quando ho iniziato a dirigere l'azienda, è iniziato il mio percorso formativo, perché un imprenditore sostanzialmente oggi ha bisogno di basi di gestione delle risorse umane, psicologia, gestione di amministrazione, quindi tutto, bilanci, gestione di contabilità industriale o di servizi. Quindi diciamo che mettere un'azienda oggi vuol dire iniziare un percorso per formare l'azienda, ma parallelamente un percorso formativo. È vero che io mi appoggio al commercialista, mi appoggio al direttore di produzione, però diciamo aprire un'azienda oggi, non voglio spaventare nessuno, ma è una cosa che è molto semplice. In più ci sono percorsi facilitati per chi vuole, per le nuove startup, quindi è più difficile. Ti segue, aiuta, quindi percorsi formativi per le startup, finanziamenti, oppure appoggi di associazione di categoria. In questo caso noi Ravenna con CNA abbiamo un settore specializzato per aiutare i nuovi imprenditori. Quindi una volta era più facile aprire un'azienda, oggi è più difficile, per oggi sei molto più aiutato, sia a livello finanziario che a livello di formazione. Quindi non, secondo me si è evoluta questa cosa, e quindi bene o male è un po' come una volta era più semplice, ma dovevi inventarti tutti i giorni. Oggi è più difficile, ma facendo un po' di corsi formativi sul discorso della gestione delle risorse umane, sulla gestione economica finanziaria, è molto più facile. Ok, e volevo dare un saluto e un in bocca al lupo a tutti i ragazzi e alle ragazze, perché a mio avviso
per poter entrare nel mondo della meccanica, soprattutto per le ragazze, bisogna provarci, perché c'è un posto anche per voi. Quindi vi auguro ancora tanta buona fortuna e spero di vedervi presto. Grazie.